Tra il cielo e la terra corrono lievi e luminosi gli angeli, i messaggeri di Dio. Tante sono le loro imprese che hanno compiuto dall'alba dei tempi, ma ovunque siano, qualunque sia la loro missione, c'è un attimo della loro eternità in cui tutto si ferma. È quando scocca la mezzanotte del 24 dicembre. È in quel preciso momento che lassù nel cielo, queste impalpabili creature fatte di gioia e di bontà si mescolano alle stelle e si ritrovano per ricordare la più bella delle storie, in cui tanti di loro furono protagonisti. Ma quello che accadde la notte del primo Natale in realtà iniziò 9 mesi prima. Era bella Maria, l'avevo osservata a lungo per giorni. In lei c'era la bambina che amava giocare a nascondino tra gli ulivi con le amiche Miriam, Ruth e Veronica, ma anche la ragazzina piena di attenzione per i genitori, capace di commuoversi e indignarsi di fronte ai racconti delle ingiustizie commesse dai soldati di Roma. C'era anche la donna, che si era appena fidanzata con un uomo buono, già adulto, un falegname di nome Giuseppe. Era calata la sera nel villaggio di Nazareth, in Galilea, quando la raggiunsi nella sua stanzetta fatta di niente, una stuoia per terra, una brocca per l'acqua, 4 assi inchiodate che custodivano i suoi pochi abiti. Pettinava i suoi lunghi capelli neri, cantando sottovoce una nennia. Sgranò gli occhi scuri, ma così limpidi che riuscì per un attimo a intravedere la mia apparenza. «Sei bellissimo!» sussurrò senza timore, solo con un lieve stupore. Ma non si riferiva al mio aspetto. Lei vedeva oltre, vedeva la luce da cui provengo, la luce di tutti noi. «Salute a te, o piena di grazia!» fu il mio annuncio a Maria. Me lo ero ripetuto più volte da quando mi era stato affidato. È tempo di abbandonare i giochi e prepararti ad essere madre. Sembrava sorpresa, ma si limitò a sgranare ancora di più gli occhi, in attesa che io continuassi. Sei stata scelta tra tutte le donne per dare alla luce il futuro re che siederà sul trono di Davide e il suo regno non avrà mai fine. Lo chiamerai Gesù. La sua bocca si aprì. Prima sembrò esitare, poi, d'un tratto, d'un fiato, disse: «E perché proprio io? Com'è possibile?» «Sarà lo Spirito Santo a scendere su di te, perché il bambino che porterai in grembo non sarà il figlio di un uomo, ma il figlio di Dio. E per il nostro Signore tutto è possibile. È stato per il suo volere che tua cugina Elisabetta, così anziana e senza figli, aspetta un bambino.» Non si oppose più e sussurrò come alla fine di una preghiera: «E così sia.» Poi rimase in silenzio, come invasa dall'annuncio tanto immenso, con gli occhi accesi e un lieve sorriso incantato sul volto. Non era più la stessa bambina che avevo incontrato pochi minuti prima. Era la madre del Salvatore del mondo. Io continuavo a vegliare su di lei. Con chi se non con sua cugina Elisabetta avrebbe potuto condividere il suo segreto? Così, pochi giorni dopo il mio annuncio, Maria si mise in viaggio verso la Giudea e arrivò proprio da Elisabetta. «Ti saluto, amata cugina», disse Maria dopo aver varcato la soglia della casa. In un angolo, il marito, l'anziano Zaccaria, muto per volere del Signore, osservava la scena in disparte. Tra le due donne correva molto più del legame di sangue e alle parole di Maria, il bambino di Elisabetta diede un calcetto alla pancia della mamma che esclamò: «Benedetta sei tu tra tutte le donne e benedetto il bambino che porti in grembo.» Non c'era stato bisogno di alcuna spiegazione per comprendere ciò che era accaduto. E sotto l'abbraccio dello Spirito Santo, le due donne vissero insieme per mesi, condividendo la gioia della loro futura maternità. «Spettava a me», continua il secondo angelo appena Gabriele finisce il suo racconto, «rassicurare il futuro sposo che avrebbe sostenuto Maria contro il resto del mondo. Il miracolo che Maria aveva accolto con tanta semplicità, infatti, per gli altri sarebbe stato solo uno scandalo. Maria era appena tornata dalla Giudea, quando Giuseppe, a cui era tanto mancata, le corse incontro cingendole la vita con il braccio e si accorse subito che aspettava un bambino, ma fu pronto a nascondere lo stupore e tenne per sé questa scoperta. La sera, quando fu solo, sdraiato sulla stuoia, si rigirava oppresso dai pensieri. Lui amava Maria,
ma non era il padre del bambino che cresceva in lei. Che cosa doveva fare? Fin quando, sfinito dal troppo pensare, si addormentò. «Non torturarti più», gli sussurrai all'orecchio, facendo delle mie parole un sogno. «Non è la tua volontà, ma quella del Signore. A te il compito di accogliere Maria come tua sposa e custodire suo figlio, a cui darai il nome Gesù».